finalmente ce l'abbiamo fatta salire. Alla fine sarebbe bastato solo creare una cacchio di rampa. Niente di difficoltoso. Visto, manco su 5 minuti riescono a ristrutturare una torre così. Va bene, adesso facciamo un picnic. No, vabbè, non ci credo. Che cazzo dobbiamo fare? Andiamo, dai, dobbiamo continuare. Dobbiamo fare altri 7000 km di strada. Minchia, poco. Dai, andiamo. Sono più pericolose le piante che i cannibali. Incredibile sta cosa. Oddio, Ciro, c'è un cannibale, spara! Ah! Oddio, da quanti cannibali urlano quando li sparo? In teoria per tutto il tempo sono stati zitti. Siete dei coglioni! Siete dei coglioni! Ah, minchia, auguri pure a te, buona Pasqua e buona Quaresima. Ma porca di quella miseria! Non lo so se mi avete fatto un piacere oppure avete fatto una cosa malamente. Vabbè, vi abbiamo ritrovati! Ma scusa, voi non avete detto che stavate fermi in quel posto ad aspettarci? Pensavamo che ve la mettevano nel ciabatte e quindi noi siamo venuti a salvarvi. Questa è la fiducia che ci date? Sì, vabbè, lo capisco. Va bene, se Peppe sopravvive dovremo riuscire a tornare a casa tutti quanti sani e salvi. Esatto, dai, ve la ricordate la strada per tornare? Sì, solo che abbiamo visto un mostro della Madonna. Ovvero? Il tizio negro, quello di nero. Ah, hai visto l'uomo nero, ho capito, mo che facciamo? Niente, andiamo davanti con una croce in mano. Che cazzo facciamo? Mica c'è il totem di Minecraft che se muori respawni. Che cacchio facciamo? Un picnic, davvero? No, andiamo, dai, stai zitto, va a me la prendi un proiettile te lo do pure a te. Mela, ma si è fatto d'acciaio. Maledetti, fatevi sotto, dai. Non ci abbiamo più paura. Ormai siamo riuniti la gang della minchia. Vabbè. Ma sto fucile è arrivato dal Marocco occidentale. Ciro, prendi qualcosa di un po' più pesante. No, una pietra, nel senso qualcosa di più pesante da sparare. Ora molto meglio. Dai, adesso... Vabbè, già l'ho detto, vi facciamo fuori. Un po' tosti. Che stavi dicendo, Mela? Un po' morti. Va bene, ci fermiamo qua. Perché ci fermiamo qua? Dobbiamo fare ancora un sacco di strada. Prima di tutto Roberto è crollato. In realtà non è droga, non è crollato. È andato in overdose perché non ha avuto abbastanza droga. Oh, sta da una settimana senza fumare. È il record mondiale per lui. In realtà sono vivo. E allora perché stai là a terra sbattuto? Perché sto pensando a quanta roba vorrei fumare. Tra poco mi fumo pure le chiocciole che stanno per terra. Vabbè, quindi continuiamo domani mattina il viaggio. Sì, ma è sicuro accamparci qua? Sì, è sicuro. Adesso rallegriamo l'atmosfera con una battuta di Peppe. Peppe, come si dice ricco e morto in napoletano? Chi te è morto? Bello, adesso con grazie a questa battuta non dormirò stanotte. Peppe, sei il numero uno. No, madonna, ma è impossibile dormire sul terreno, madonna. Che è sto fastidio, mi sa che mi è entrato un serpente nel culo. Cazzo. Buongiorno ragazzi, avete dormito bene stanotte? Sì, me l'ha dormito così tanto bene che è arrivato in paradiso. In che senso? Non lo so, non lo trovo più, è sparito. Dove cazzo è andato? Secondo me qua dietro a qualche albero a pisciare. Mela, sei qua da qualche parte? Qualcosa mi dice di no. Vabbè, sarà andato a cagare. Mela è stitico. Ma tu dici che caga sempre. Caga sempre il cazzo, però no, vabbè. Cosa facciamo? Ce ne andiamo a casa. Peppe, ma sei scemo, il tuo amico, lo dobbiamo... Nostro amico! E sta minchia? Se glielo dice di Achilla,
Facciamo una cosa, se non glielo dicete che ho appena detto queste cose, io vi do una mano a cercarlo. Perfetto, dai, andiamolo a trovare. E se non volessi? Ti stacco le palle. Allora, io capisco che voi fate tutto questo per nutrire le vostre famiglie di cannibali, cioè che ognuno c'ha qualche problema. Io sono una mela, cioè non ho carne, al massimo tengo un sacco di vitamine, però no, sono una mela. Non ho carne, voi vi chiamate cannibali, non melinabi. Chiaro? Mi sa che questi gentiluomini non hanno capito una fottuta benedetta di sto cacchio di minchia di niente. Oh, tu sei umano! No, guarda, sono un alieno. Oh, ma pure tu sei stato rapito. No, questi sono i miei amici, siamo organizzati per fare un pigiama party. Ovvio che mi hanno rapito e mi vogliono mangiare. Beata a te che ti vogliono mangiare. A me vogliono tagliare la testa, hanno detto. Beata a te che ti vogliono tagliare la testa. Come beata a me che mi vogliono tagliare la testa? Volevo dire la testa. Io già l'ho persa per stare appresso a quei coglioni dei miei amici. Ah, lo sai che mi è successo un evento particolare? Sì, stai per essere mangiato dai cannibali. A parte quello, non vedo l'ora. Comunque qua hanno veramente un budget pessimo. Perché invece dei barbecue, minchia, incendiano i bidoni. Minchia, non parliamo del cesso. Infatti per pisciare dietro un albero un serpente me l'ha morso. Comunque tu, da te come vanno le cose? Abbastanza bene. Vabbè, tu come sei finito in questa foresta? Io in realtà stavo pescando e all'improvviso non ho trovato più la strada di casa e niente. E i pesci che hai pescato me li hanno ficcati nel culo. Minchia, mi fa piacere, buon augurio. Tu invece come sei finito qua? Niente, un coglione del mio amico non sa guidare la Jeep. Avete finito di parlare? Ah, minchia, ma voi parlate? Sì, ammette che avete rotto la minchia, ma avete fatto imparare l'alfabeto. Ah sì, dimmi le prime due lettere dell'alfabeto. 4 Ypsilon, 4 vaffanculo da parte mia. Cosa? Buona epifania. Ragazzi, ma vi rendete conto che stiamo girando da un quarto d'ora come dei mongoloidi? Oh, senti, ma io ti sembro Google Maps. Dal posto in cui ci sta portando deduco di sì. E allora non romper la mica, a me non sto provando ad aiutare. Oh, non litigate, dai, non litigate, che lo so che ogni volta che litigate finisce male. Roberto, tu stai zitto che non hai manco il diritto di respirare. Ma che è sto bullismo? Vabbè, comunque avete un piano per trovare quel coglione di mela. Sì, un piano ce l'avrei, seguiamo queste stecche. Ah, il tuo piano è seguire i ramoscelli che stanno a terra. Oh, senti, li avranno lasciati i cannibali. Ah sì, minchia, i cannibali ti dicono la strada per trovarli e fargli in culo. Oppure li stavano trasportando assieme a mela e gli sono caduti. Vabbè, io direi di seguirli fino a... Vabbè, seguiamoli. Ok, obiettivo di oggi, seguire ramoscelli nel bel mezzo della foresta senza una meta. Esatto, andiamo a divertirci. Si sta divertendo più mio cugino che sta ricoverato in libreria. No, ma tu della pizza ti devi mangiare pure la crosta, altrimenti non andiamo d'accordo. Oh, ma io che ci posso fare? Quindi chi è il primo? Tu sei il primo. No, tu sei stato rapito per primo. Io sono il primo. Perfetto, vieni a tagliare la testa. Vabbè, è stato un piacere conoscerti. Ci sentiamo in paradiso. Ah, io spero di non conoscerti. La tua conoscerti mi ha veramente travasato la minchia. Vabbè, arrivederci, ci vediamo forse. Arrivederci. Arrivederci, buon amore, buona fortuna volevo dire. Ci siamo ridotti a girare intorno per 15 minuti a seguire ramoscelli per un'ora. Peppe, stai zitto che abbiamo trovato qualcosa. Cosa, tua suocera? No, fortunatamente quello è... un accampamento là in fondo. E sta minchia? Forse l'accampamento dove sta mela. E cosa te lo fa pensare che non ci siano 15 accampamenti ogni 2 metri? Oh, quello lì sembra pieno di cannibali, forse è l'accampamento principale. Ma in caso dovessimo incontrare il mostro nero, cosa facciamo? Diamo in sacrificio Roberto. Che cosa? Zitto, non hai diritti. Ma che è sto bullismo? Zitto, ho detto. Vabbè, come raggiungiamo quell'accampamento scendendo la montagna? Io ce l'ho un piano. Usiamo Roberto. Why you bully me? Porca miseria! Aia!
Roberto, sei arrivato sull'albero! Sì, mi sono pigliato un ramo nelle chiappe. Gli ho fatto cadere l'albero in testa. Minchia, Roberto, ma come fai a fargli cadere un albero in testa? Quanto pesi? Mia madre ha detto che pesavo quanto una barca. Anzi, peggio di una barca. Oh, che cavolo è successo? Non lo so. Speriamo che non ci hanno sentito. No, hai fatto esplodere un albero, gli ha lanciato uno scatolo addosso. Quelli lì hanno urlato, figurati se ci hanno sentito. Ultime parole prima di morire. Non morire che fa molto male. Peccato che tu adesso lo stai per fare. Oh, vieni! Stanno dei tizi! Dei tizi! Stanno tre salsicce e un melone bastardo che ci attaccano. Ah, minchia, sono i miei amici. Volevo dire, sono i miei nemici. Tu aspetta qua. No, mica quando te ne vai io me ne scappo. Vabbè, tu non lo fare. Ma si fotte tua madre, io me ne vado. Albero di merda.